intanto c'è chi commenta tutto questo mondo social in una maniera un po' più filosofica, ad esempio Alessandro Balit. Questi sono i fuori onda, eh? E siamo qui proprio perché il Dipartimento Educazione ha una sua storia legata appunto alla possibilità di portare i contenuti dell'arte e dell'arte contemporanea non solo all'interno dei nostri percorsi museo, ma anche e soprattutto all'esterno, nelle piazze, nei luoghi della cultura, in quei luoghi in cui appunto c'è bisogno anche di portare questi contenuti e fare in modo che però non rimangano solo delle teorie, ma diventino delle vere e proprie azioni. Cosa bellissima che sta succedendo qui da ieri pomeriggio è che rispetto al lavoro di Andy Warhol, che ovviamente è il padre della pop art americana, da ieri noi stiamo realizzando delle serigrafie che partono dal quadro che voi state vedendo del Vesuvio, questa immagine che peraltro appunto è stata riprodotta da Andy Warhol stesso attraverso appunto la pittura, attraverso questi grandi quadri, e tradotta invece nella tecnica serigrafica che lui peraltro usava tantissimo, proprio perché appunto il soggetto viene ripetuto all'infinito, perde l'unicum ma diventa comunque unicum perché il telaio è a mano e ogni serigrafia è diversa dall'altra, anche perché lui usava il fuoriregistro esattamente come facciamo noi. Abbiamo un telaio positivo, un telaio negativo, e man mano stiamo andando a moltiplicare questa immagine. Faremo in modo che tutti i partecipanti possano portare a casa la loro serigrafia, quindi parte di questa esperienza, ma una serigrafia invece la stamperanno per lasciarla qui in questo luogo meraviglioso, perché da una parte noi monteremo già questa parete e nel momento in cui il quadro purtroppo non sarà più ospitato in questo spazio, le serigrafie lo sostituiranno e quindi resterà comunque la memoria sia dell'oggetto, del soggetto di Andy Warhol, ma soprattutto dell'azione, dell'esperienza fatta qui insieme a voi.